Il progetto del Parco Fluviale e Territoriale del Seveso rappresenta una grande opera ambientale, tanto attesa e discussa, che finalmente sta diventando realtà. Questo è stato il tema principale del convegno tenutosi a Milano il 26 ottobre 2024, organizzato dall'Associazione Amici Parco Nord. Un progetto che coinvolge 23 comuni, distribuiti tra le province di Como, Monza-Brianza e la città metropolitana di Milano, e che ha come obiettivo la creazione di un grande parco lungo 52 chilometri. Questo parco ambisce a essere un contributo fondamentale nella lotta contro la crisi climatica. Il convegno si è svolto il giorno 26 ottobre all'Auditorium Teresa Strada a Niguarda, situato sopra un tratto del torrente Seveso. Un corso d'acqua che un tempo rappresentava una risorsa vitale per le comunità locali, ma che oggi è associato purtroppo a inquinamento, degrado e rischi idraulici. Anita Pirovano, presidente del Municipio 9 di Milano, ha ricordato che il Seveso ha esondato ben 118 volte negli ultimi 50 anni. Un dato allarmante che ha spinto proprio il Municipio 9 ad essere il primo a sostenere la creazione del parco per proteggere il territorio e ridurre i rischi idrogeologici. Raffaella Vimercati, presidente dell'Associazione Amici Parco Nord, ha dato il via ai lavori del convegno, ricordando la lunga battaglia per la nascita del Parco Nord Milano, un successo raggiunto grazie alla collaborazione tra cittadini, istituzioni e associazioni. Ha quindi rilanciato l'appello per una nuova alleanza a favore del Parco del Seveso, un'opera definita necessaria da Gianfranco Cernelli, esponente di Amici Parco Nord. Gli obiettivi del progetto sono ambiziosi: ripristinare il ruolo naturale del Seveso come fonte di biodiversità, integrare il parco con le aree verdi esistenti e avviare interventi urgenti per la pulizia e il drenaggio sostenibile delle acque. Nell'estate del 2024, il Consiglio regionale Lombardo ha deliberato all'unanimità l'avvio del progetto, istituendo una commissione per definire gli obiettivi e le strategie da seguire. I membri dell'Associazione Amici Parco Nord hanno espresso la volontà di essere parte attiva di questo processo. Gianluca Comazzi, assessore al territorio e ai sistemi verdi della Regione Lombardia, ha confermato l'avvio di un tavolo di progettazione per definire confini, obiettivi e modalità di gestione del parco. Ha inoltre annunciato la creazione di un fondo di 2 milioni e mezzo di euro per l'acquisizione di nuove aree verdi, sottolineando l'importanza dei parchi per il benessere dei cittadini. Il consigliere regionale Gigi Ponti ha presentato l'ordine del giorno che, approvato all'unanimità, segna l'inizio dei lavori. La complessità del progetto richiederà la collaborazione tra diverse competenze tecniche, politiche e sociali. A questo proposito, Arturo Lanzani, docente del Politecnico e presidente del Parco Grubria, ha illustrato un'analisi tecnica e urbanistica dell'area, evidenziando l'importanza di includere nel progetto i parchi limitrofi come il Parco Nord, il Grubria e il Parco delle Querce. Marzio Marzorati, presidente del Parco Nord Milano, ha infine sottolineato come la tutela della biodiversità sia essenziale per l'equilibrio del pianeta. Il convegno si è concluso con l'intervento di Francesco Vassallo, vice sindaco della città metropolitana di Milano, che ha confermato l'impegno delle istituzioni a sostenere questo progetto di grande importanza. Daniela Gasparini, coordinatrice dell'incontro, ha chiuso i lavori con parole di speranza, vedendo nel Parco Fluviale del Seveso un nuovo capitolo di una storia collettiva. L'Associazione Amici Parco Nord ha infine lanciato il suo slogan: «Noi che tutti insieme abbiamo fatto il Parco Nord, noi, tutti assieme, possiamo fare il Parco Fluviale e Territoriale del Seveso». Un messaggio di fiducia e perseveranza, che evoca le parole dell'antropologa Margaret Mead. «Non dubitare mai che un piccolo gruppo di cittadini coscienziosi e impegnati possa cambiare il mondo. In realtà, è l'unica cosa che è sempre accaduta».